Ma quello? Ma che cosa fanno? Ma cosa stanno facendo? Che problemi hanno? Ma scusami, ma la strada... Cioè, nel senso, ho messo il semaforo proprio per non farlo sterrato. Ma tutto bene? Ma che problemi ha la gente? Ma perché sono... Ma anche quello in moto? Ma cosa fa? Ma c'è la freccia che poi dice di stare sull'asfalto. Scusami, se no che senso aveva chiuderla? Quelli di qua andavano di là. Appunto. E quelli giù facevano lo sterrato. Cioè, allora vado. Sono sconvolto. Si vede che gli piace fare enduro. Si vede di sì. Io comunque sto sull'asfalto. Beh, certo. No, ci tenevo a precisarlo, visto che... Ma scusami, adesso voglio vedere dall'altra parte cosa c'è scritto. No, è appunto perché, cioè, non ha senso se no. No, non ha senso mettere il semaforo e che quelli stanno giù. Cioè, se c'è la freccia che indica di lì, sono degli stupidi. No, c'è la freccia che indica sullo sterrato. Sì. Ma allora che senso ha fare senso unico alternato? Beh, comunque due intelligenti ci sono stati che hanno fatto comunque l'asfalto. Boh. Qua c'è un clima piacevole. Sì, dai. Comunque stasera mi devi cercare di fare qualcosa alla schiena. Ti devo? Devi farmi qualcosa alla schiena. Ti camminerò sopra. Ma non so se va bene. Perché no, cioè, non riesco neanche a schiacciare il punto dove mi fa male, è proprio sotto. Che poi sei stato a casa da solo, quanto hai dormito? Mai. Quanto ho dormito? E tra lavorare il computer, cosa hai dormito a notte? 5 ore? No, vabbè, no. No, non sono andato a letto sempre tardi, Comunque, fans, qua invece se girate a sinistra c'è il tunnel a pagamento che vi porta a Livigno, da là. E fate un pezzo di parco nazionale svizzero dove, ad esempio, il drone non si può far volare. Tarok. Noi rimaniamo giù e niente, continuiamo dritti. Comunque l'autista del pullman aveva il collarino, per dire l'attaccamento al lavoro. Porco cane, se chiudeva la curva. Ieri, Irene che... Poi gli hanno comprato sto monopattino, ciao adesso. Monopattino sempre sul casco, sempre. Cioè ieri è stata lì, non so, 2 ore in hotel, quando c'erano lì anche Davide e Johnny. Allora la mamma ha provato a toglierlo perché ha detto, fa caldo, togli sto casco. No, niente, zero, doveva tenerlo su. Col casco? Poi io l'ho portata là a vedere le moto, l'ho tenuta lì mentre facevo le foto ai ragazzi. E poi quando sono partiti, allora continuava a casco. Poi quando a Brum l'hanno accesa, continua. Basta, è impazzita. Quando l'hanno accesa? Gli piaceva. Poi gli ho detto, anche te ce l'hai la moto, dov'è il monopattino? Lo cercava, è andata dentro a cercare il monopattino in un hotel. Quindi sarà una futura biker? Speriamo. Sì, a parte che ora che prende lei la patente, io e te siamo in pensione. Ulala. Beh, prende la patente per la moto tra 16 anni e mezzo. Ne ho 46 e mezzo. Io quanti ne ho? 42. Oddio, che paura. No, proprio paura. Per i 42 anni? Non voglio invecchiare. Allora devi morire giovane. Arriverai alla mia età che ti abbassi a prendere un documento nella macchina e ti blocca la schiena. Sì, beh, tra 10 anni magari. Ecco, siamo ritornati al bivio dell'Albulapass.
a La Punte. La Punte, sputi un po', lo pronunci. Comunque il GL è nuovo, tanta roba. Mamma mia, sì. Il sole sta calando e fa freddo sempre più. 25,5. Dai, temperatura onesta. Sì, dai. Quesito importante. Torniamo dal Maloja o dal Bernina? Dal Maloja. Così ci evitiamo tutto quel pezzo di statale della Valtellina. Sì, sì. Se lì fossimo alla rotonda precedente, fossimo andati dritti, saremmo andati verso il Bernina. Invece noi proseguiamo da questa parte e continuiamo ad andare verso St. Moritz, che poi in realtà non è questo paese, ma il prossimo. Sì, boh. Bene fans, siamo arrivati a St. Moritz. Questo è il lago che avete già visto prima. All'andata eravamo nell'altra direzione. Sì, esatto. St. Moritz c'è tutta all'ombra perché la montagna qua dietro è abbastanza alta. Si è abbastanza svuotata rispetto a quando ci siamo passati intorno alle 3 del pomeriggio. Casa Luna. Cavolo Luna, fosse vero che era casa tua? A questo rocchio. Chiavenna 49 km. Comunque questi laghi qua sono veramente una figata. Sì. E comunque da Chiavenna a Bema ancora almeno un'ora e un quarto. Sai quanti chilometri è arrivato il mio Duke? No. 45.200. Che miseria. L'abbiamo fatta di strada insieme, eh? Minchia. Adesso inizia il tratto di strada che mi piace di più come paesaggio, tutta che costeggia il lago. Adesso peccato che è in ombra, ma fatto, vabbè, abbiamo fatto in macchina perché era autunno, però fatto coi colori dell'autunno, con tutti gli alberi un po' sul rosso, sull'arancione. Ti ricordi che spettacolo? Sì, anche a me piace un sacco questa strada. Flashback. Flashback. Questo pezzo qua è proprio bello. Cioè poi a livello di guidato è niente di che, nel senso è una strada semidritta, però a livello di paesaggio è veramente spettacolare. Ma quando è che ti puoi fermare a mettere la 360? Prima di iniziare il passo. Cioè devo fare quello, ma cambiare anche tutte le batterie, perché la mia GoPro è morta, la tua ci mancherà poco. Le Sony le abbiamo accese da un casino di tempo. Ma la mia GoPro è spenta. Sì, beh, è spenta perché ti ho detto di spegnerla. Però quando quando l'abbiamo spenta, tipo la mia segnava la batteria. Ma scusami, ma era già bella sta strada, cosa stanno facendo? Beh. Ah, lo stanno rifacendo? Non mi sembrava in condizioni. Ma sai che qua. No, lo so, cazzo, sì. Perché vogliamo parlare di questo angolo del lago? Beh, stupendo. Che adesso tra l'altro che c'è il sole che arriva mentre tutto il resto è in ombra. Siamo arrivati a Maloja, dove c'è il Maloja Pass. Cioè in realtà Maloja sono tre case, non è che c'è niente da vedere. Sì, c'è un hotel che è il più grande del paese. È vero, quanto è grande questo hotel, gigantesco. E questa casa secondo me è la casa dei dipendenti.
Attenzione a Maloia, che si narra che ci sia spesso l'autovelox o qui o nel paese appena giù. Dove ti vuoi fermare? E qua dove c'era lo spiazzo. Perché qua? Luna Colombo e le manovre del c***o. Non so cosa stai facendo. Mi stavo girando. E con grande difficoltà. Sì, perché non ci tocco bene. È quel pullman qua che fa il suonare strano. E comunque qua sul Maloia qua non si vedrà nulla, perché in realtà il passo è coperto dagli alberi, ma è tipo là dietro la strada.